Domande? A proposito di Rata X, come si, cioè, che strumenti si ha per integrare, diciamo, le conversazioni reali con Instagram, ad esempio, con su Rata X, in quanto programma che io ho sviluppato con la Rasa, ci ho messo la Rasa Stack. Da quello che so, quindi diciamo che c'è un'interfaccia di per la funzione con l'opera di Venezia. Per il CMM, però basta andare, diciamo, sul sito di Rasa, diciamo che c'è una stessa. Una domanda su spesa. Sì. Per quanto riguarda il dizionario di spese, il T-Core Use, il dizionario che è italiano di spese, no? La differenza che viene nella GK, la libreria Python, permette di elaborare lingua italiana. No? Volevo sapere, cioè, se, come dire, è abbastanza preciso come dizionario, cioè se quando si va a fare il post-hacking piuttosto che l'automatizzazione, cioè, ci sono, cioè, per esempio l'entità le riconosce abbastanza bene oppure è un po' più grossolano di quello inglese? Sì, beh, quello inglese è un benchmark inarrivabile perché addirittura l'unica lingua che ha il modello grande, mentre l'SM finale del modello è stato small. Volevo sapere appunto se ce n'è uno grande anche per l'italiano. No, bisogna farseli personalizzati utilizzando gli algoritmi che sono open source. Il problema è che bisogna avere competenze per... Ecco, se mi dici parte... dove sono questi algoritmi, sarei grato. Sì, volentieri, però ci sentiamo online. Sì, se per la parte di vettorizzazione ho già qualcosa al volo, invece per addestrare Stacy dovrei vedere come lo fanno loro, non l'ho mai fatto di persona. Si chiama transfer learning, partendo dallo small si aggiungono frasi del dominio che vi interessa. Ma quindi in modo automatico, da codice? Assolutamente, sì. Ma perché c'è anche la modalità manuale, volendo. È vero, però appunto ha dei limiti, a meno che appunto, il dominio non sia estremamente ristretto, sì, ci sono, conviene farlo ogni Allora, e quindi di solito quello che si fa è si prende, non so, il data lake aziendale che ha questi milioni di righe nei manuali tecnici, eccetera, eccetera, e si fa, gli si dà da macinare a questi algoritmi che estraggono quindi le informazioni legate proprio al dominio, cioè al dominio specifico delle attività aziendali. Qui integra il dizionario. Sì. O riutilizza, o lo riorienta, come dire, tante parole ci saranno già, ma all'interno di, che ne so, uno studio legale hanno un significato completamente diverso di quello che possono avere in una pietra malinocchia. Se puoi darmi... Tu hai fatto una notazione sul data lake aziendale adesso che mi interessa. Supponi che, allora, una cosa che esiste abbondante tuttora è la documentazione tecnica, cioè i manuali delle piccole intenzioni, che sono per definizione giganteschi. Nella mia vita ne facevo di elettronici, quindi ne ho una certa esperienza. Quindi quello che tu dici è: io considero questi come se fossero un data lake, li faccio passare da un lemmatizzatore, che è questo oggetto, e faccio estrarre a questo punto non concetti ma forme verbali, concetto di forma, no? In modo da creare un lessico adatto. Sì, sì. E anche, già che ci siamo, i vettori, che sono comunque uno strumento molto potente oggi per l'estrazione, diciamo, di un certo livello di semantica. Senza comprendere i nessi causali, comunque almeno riusciamo a capire a quale significato io a quel linguaggio che dicevo. Noi potremmo portare saranno i transcript delle chiamate al call center, si spera che ci siano, o la possibilità di fare trascrizione delle chiamate vocali, perché poi nel manuale c'è un certo tipo di linguaggio,
nell'interazione dell'utente reale rischia di essere radicalmente diversa. Se ricordo bene, il modello linguistico italiano è basato sulle news, per cui è un livello abbastanza colloquiale, ma non quanto quello inglese, che invece è basato sul web, quindi è molto più, può contenere anche blog. Una domanda su Blazor, dato che siamo, quante possibilità di finire come Cyberlight? Quante possibilità di finire? Di finire come Cyberlight? No, sembra che da quanto visto ci stanno puntando parecchio. Adesso sono due versioni, cioè, visto la parte, diciamo, server di Blazor, poi lasceranno la parte web assembly, quindi faranno anche una propria applicazione web per tutti gli effetti, come Angular e come organizzare. E quindi su questa, stanno puntando molto, quindi un po' di potenziale, un po' vecchio, in alcuni contesti, per esempio in team, dove le conoscenze di JavaScript sono poche, mettere in team una applicazione reattiva, aprire e ampliare, riparlo, non in realtà, è dato ancora un'applicazione magari aziendale, ci vuole tanto, con Blazor secondo me si posso ottenere buoni risultati per adesso, ottimi, anche a di performance. Grazie. Quanto è serio il rischio di lock-in verso Google, verso Amazon, rispetto poi alle Cortana, Siri, nel senso, la tua esperienza di aver lavorato con entrambi usando un ambiente terzo, che suppongo risponda un po' alle esigenze di dire: io ho fatto degli investimenti su una piattaforma cloud, mi trovo oggi a confrontarmi con delle interfacce vocali che hanno dei device di ecosistemi diversi, in una logica che poi vorrebbe essere omnichannel, vorrei che in qualunque modo il cliente finale arriva a interagire col mio sistema, gli racconto una storia unitaria. Nell'esperienza che hai fatto, avendo focalizzato questi due, immagino Cortana in qualche modo avrà fatto parte della esperienza. Qual è la situazione oggi? Io mi sono dedicato soprattutto alla parte di comprensione del linguaggio, quindi a valle del text-to-speech, e poi la mia risposta si ferma prima della sintesi vocale. In realtà probabilmente anche Claudio qui può aggiungere qualcosa. Ho lavorato soprattutto, cioè con maggior soddisfazione, proprio con Rasa in NLU, che il lock-in ha fatto di tutto per prevenirlo. Hanno un bellissimo metodo di importazione automatico dei modelli che potete esservi già fatti su Dialogflow piuttosto che su WinAI, per portarlo dentro e poi lavorare on-premise con il vostro modello Rasa. Sulla parte di text-to-speech, in queste settimane è uscito un bel modello open source anche in italiano, si chiama DeepSpeech da parte di Mozilla, ma non ho ancora avuto modo di approfondire. Deep Speech. E c'era anche il link sul canale Telegram. Esatto, il link sul canale Telegram.